Questo progetto con Enzo Favada è un progetto di improvvisazione fondamentalmente, dunque conta prima il linguaggio formale. E che cosa vuol dire questo? Che lui è un jazzista, dunque improvvisa per definizione, e io pure faccio la stessa cosa. Noi andiamo a braccio, non abbiamo un copione fissato, anche se sappiamo da dove veniamo e dove vogliamo andare. È un discorso sulla nascita del mito, dunque su come gli uomini si sono preoccupati di conoscere i fenomeni scientifici quando non avevano le armi intellettuali per conoscerli veramente, dunque gli attribuivano poteri magici o spiegazioni magiche. Da questo punto di vista si innesta poi in quello che è il problema ambientale dei giorni nostri, perché spesso ci troviamo di fronte, l'abbiamo visto pure con la pandemia, a spiegazioni magiche di fenomeni che invece oggi sono conosciuti, per esempio i miracoli, per esempio il soprannaturale, per esempio anche gli effetti della pandemia o l'uso dei vaccini. Dunque è un discorso trasversale che taglia la linea del tempo e la incrocia più volte dalla notte dei tempi fino a oggi. Queste cose non accaddero mai, ma sono sempre. Ecco, forse così possiamo riassumere l'essenza del mito, del racconto. C'è da sempre, non lo sappiamo alla fine quanto è vero o quanto è verosimile, l'importante è che sia bello. È vera l'Iliade, sicuramente Troia è esistita, ci sono 7 strati archeologici sovrapposti, però Achille invulnerabile forse no. È vera l'Odissea, sicuramente viaggi se ne sono fatti tanti, ma magari nessun comandante si è visto tramutare i maiali di propri marinai. Io e Mario ci conosciamo oramai da una ventina di anni e ci eravamo incontrati in un festival dove io suonavo con un musicista e lui presentava insieme allo scrittore questo libro su Atlantide, sulla teoria che Atlantide fosse la Sardegna. Mi conosceva come musicista, ma non ci eravamo mai incontrati. Da là è nata questa amicizia. Poi 7 anni fa abbiamo così casualmente deciso di portare in scena quell'idea di Atlantide, abbiamo incominciato a lavorare per quanto riguarda la Sardegna a questo progetto. Siamo più o meno della stessa generazione, per cui abbiamo gli stessi amori giovanili per la musica, per certe cose. Lui magari un po' più cantautori, io magari un po' più jazzisti e musicisti psichedelici di quel tempo. E l'idea del progetto è cresciuta in 7 anni, poi abbiamo portato anche avanti questa nuova versione, altra versione del progetto che parla del Mediterraneo e del mito. Che cosa faccio io? Mentre Mario, siamo 2 improvvisatori, per cui lavoriamo molto a canovaccio. La cosa interessante di Mario non è un jazzista, ma c'ha la voce che sta sul tempo, mentre io gli provoco delle sollecitazioni spesso abbastanza interessanti, e lui invece galleggia sulla musica. Questa è una cosa che mi piace molto. Allora, se questo è il mito più antico, in realtà ce ne sono molti altri, e quello che faremo è appunto seguire questo aspetto scientifico che ci permette di ricostruire se ha una radice fisica, e ce l'ha, in questo caso ce l'aveva. Un altro aspetto interessante, e credo sia interessante anche per voi qui, benché drammaticamente interessante, è quello dei terremoti. Ora, una domanda che mi faccio spesso, e passiamo qui a miti più recenti, è come mai i giapponesi sono così bravi a resistere ai terremoti? Perché loro riescono a conviverci meglio? Naturalmente la risposta è che costruiscono meglio, ma perché però noi non costruiamo così bene come loro? Che cosa ci è mancato? Pensa che Giappone e Italia sono molto simili da un punto di vista geologico. Intanto sono 2 paesi in mezzo al mare. Il Giappone è un arcipelago, noi è una penisola, ma insomma.
Il Giappone è più grande, c'ha più abitanti, ma in proporzione la densità di abitazione è quella ed è un territorio molto montuoso il loro, come pure il nostro. Dal punto di vista dei rischi naturali, i giapponesi ne hanno quanti a noi, e forse pure di più. Rischio vulcanico elevatissimo, rischio idrogeologico, ne soffrono assai, e il rischio sismico, potente come il nostro, ma addirittura più potente, perché i terremoti giapponesi arrivano a magnitudo 9 Richter, non ci arrivano in Italia, 7,5 al massimo da noi, aspettato. E lo stesso sono addirittura terremoti più frequenti, cioè i cicli sismici in Giappone sono più ravvicinati dei nostri, dunque ce n'hanno di più. E perché loro sono in grado di scrollarsi semplicemente la polvere dalle spalle per un terremoto di magnitudo 6,8 che a noi qui ci distrugge e fa vittime e danni? Io penso che la risposta non è né scientifica né tecnologica. Le competenze scientifiche dei geologi e geofisici italiani sono come quelle giapponesi, si studia insieme da tanti anni, questo non fa la differenza. È una differenza culturale però, e sta nel mito, cioè in come ci siamo raccontati il terremoto noi rispetto ai giapponesi. Questa è l'ultima risposta che proviamo a dare. È evidente che siamo attratti dalle catastrofi, ma se quello che ho raccontato è vero, e qui non siamo più nel campo del mito, siamo nei fenomeni fisici, universo, in creazione dell'asse terrestre, vulcani, terremoti, inondazioni, noi che viviamo proprio lì c'è solo una risposta. I sapiens, noi siamo così attratti dalle catastrofi perché siamo figli delle catastrofi. E come tutti i figli non possiamo che amare i nostri genitori. Enzo Favada. Mario Tosso.